Allora, siamo qui a fare anche l'unboxing di un bellissimo model kit di Megatron. Guardiamo bene la confezione. Guardiamo bene la confezione. E se non l'avete ancora notato, questo bellissimo model kit qua fa vedere anche cosa contiene. Un po' di action pose nelle articolazioni che ne ha più di 50 e qua si vede un pochettino più nel dettaglio il fatto appunto che questo sia la versione di Megatron degli autorobot, ovvero quando Megatron fa il coming out e è buono, si schiera con gli Autobot. E nel fumetto succede, il fumetto non l'ho letto perché appunto in Italia mi sembra che l'abbiano pubblicato solo alcuni numeri e non mi ricordavo, non sapevo che succedeva questa cosa. Quindi a ben vedere questo Megatron è molto particolare, bello. Adesso andiamo ad aprire la confezione che è arrivata sigillata con la plastica. Appunto, questo Megatron è particolare in quanto non è il Megatron cattivo, iracondo, chiamiamolo il signore del male. È il Megatron buono che aiuta gli altri. È una cosa che mi lascia molto ma molto basito. Vediamo un po' come sono le plastiche. Come già era successo per altre plastiche, anche quelle di Optimus Prime, le parti grigie in realtà sono abbastanza lucide, direi proprio gloss, ed è un po' strano, ma poi non venivano male, si tagliavano anche bene. Direi cosa simile anche per le parti grigie, grigio scuro, perché ci sono anche queste grigio chiaro. Bello vedere qua che i fregi sono in rilievo, quindi comunque si possono colorare facilmente. Userò un marker capillare per farli, diciamo, risaltare meglio. Ci sono anche i dettagli nelle braccia. Ci sono un po' di parti rosse, le parti clear per gli occhi, che però non essendo luminosi come quelli, diciamo, delle action figure, dei giocattoli, non risalteranno nello stesso modo, questo l'ho già visto in diversi video, però non mi dispiace il fatto che siano clear. Le Polycap invece sono abbastanza rigide, non mi sono piaciute molto come realizzazione, e qua ci sono altre parti nere che vanno a completare, diciamo, più che altro le gambe e il cannone. Ricordiamo che questi model kit della Flama Toys, ovvero la linea, diciamo, che ha creato questa linea Furai Model per creare appunto dei model kit dei Transformers con la licenza ufficiale, che come vediamo anche da questo bel libretto con le illustrazioni sempre fighe, presenta un molding nuovo per molti personaggi e poi hanno preso anche le licenze del fumetto così da poter realizzare questo piccolino. Ecco, adesso guardando bene trovo due viti e un po' mi sfugge l'utilizzo delle due viti. Adesso vedremo come mai richiede le viti di sostegno, cosa che in realtà hanno anche alcuni Master Grade. Qua ci sono appunto un paio di adesivi, questi per il petto non li userò perché andrò a scurire direttamente i dettagli. E purtroppo non c'è un adesivo dei Decepticon in più. Sarebbe stato carino poter mettere semplicemente un adesivo per costruirlo in realtà, perché poi costruzione è uguale, sempre lo stesso personaggio con il simbolino diverso. Invece c'è solamente quello degli Autobot. Diamo un'occhiata al manuale di istruzioni.
come dicevo, sono model kit che non si trasformano e che hanno una grafica bella perché ha colori. Capisci subito dov'è il pezzo perché lo distingo anche per colore, però hanno questi schemi piccolissimi con le lettere veramente messe, boh, messe male a mio avviso, non lo so. Devo dire che fatico di più a leggere questi che non gli schemi di molti Master Grade o kit della Cotobuchia e così via. Alla fin fine, eccolo qua. Qua ti viene indicato dove mettere gli adesivi. Quelle S sono adesivi, gli sticker. Io voglio capire dove bisogna mettere quelle viti. No, non riesco. Eccole qua. Vanno messe per fissare le parti, diciamo, del bacino, le articolazioni delle gambe. Boh, particolare che vengano messe lì e non tipo nelle ginocchia. Boh, ci sarà un motivo, lo scoprirò, mi fa molto strano, particolare. Adesso vediamo di non perderle, le rimettiamo nel sacchettino. Cosa molto bella che mi piace, che danno in dotazione questa busta con la clip adesiva, mentre invece sia Bandai che Cotobuchia spesso mollano anche gli adesivi a casaccio dentro gli sprue e basta, volano via. Si rovinano, si piegano, non gliene frega niente. Questi invece, comunque, la Flame Toys li impacchetta bene. Anche le plastiche qua sono belle rigide. Le plastiche in sé sono anche molto rigide. Alcune, come queste, avendo l'effetto gloss, sono anche poi difficili da far entrare nelle articolazioni. L'ho scoperto a mie spese con Bumblebee. Effettivamente è stata una build abbastanza difficile. Non per la realizzazione, ma per il fatto di incastrare bene i pezzi. Spero che questo Megatron degli Autobot sia più semplice. Effettivamente, come kit, non sono complessi. Si realizzano bene, sono una quantità di pezzi in realtà poco superiore a quella di un HG. Anche come tipologia sono simili perché non hanno un vero e proprio inner frame, però hanno delle parti diverse come componentistica da quello che è appunto un Gunpla classico. Molto carino il fatto che comunque le istruzioni, anche un paio di dettagli, siano scritte in inglese. Così la confezione in generale è internazionale. C'è anche il simbolino della Hasbro proprio per dare la sensazione di originalità perché è un prodotto su licenza ufficiale. E quindi un model kit di Megatron nella sua versione buona. Ciò potrebbe anche dire che prima o poi facciano un model kit di Megatron con un design originale e con la sua versione per così dire cattiva. Quindi averli entrambi non mi dispiace. Mi avrebbe fatto più piacere in realtà avere il Megatron da far combattere contro l'Optimus Prime, per così dire, fare un bel diorama, una scena di lotta. Invece no, sono amici e vanno a pranzo insieme. Però va bene così. Un bel model kit, ve lo consiglio. Anche se è un po' costosetto, a mio avviso li vale tutti. Quindi, appunto, ve lo consiglio e prima o poi, o meglio, molto prima, spero, di riuscirvi a far vedere anche l'unboxing e la realizzazione
sul mio blog. Quindi seguite l'imperodelletenebre.blogspot.com per vedere la realizzazione di questo piccolino.